il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Se del domani della signorina Bruscia non v'è certezza, quel che è certo è sempre l'inizio di altre lezioni. Buongiorno, professor Belli. Buongiorno, signori. Per la sezione B, computisteria con il professor Belli. Per la sezione A, invece, il primo incontro con la nuova docente di storia e geografia. Eccola! Buongiorno! Ragazzi, buongiorno. Non gradisco applausi, ragazzi. Siamo in classe. Abbiamo detto stamattina rigore, rispetto, impegno. Certo, questa non è mai a vetolicchio, raga, ma che sai? Accomodatevi, vi ricordo che sono Anna Maria Petolicchio. Però è quella da Rocca, cioè non è... Chiedo scusa? Cioè non è a vetolicchio originale lei. Allora, noi siamo una famiglia di insegnanti. Ho altri parenti che insegnano. Ah, ma davvero? E c'avete pure gli stessi nomi, però. Lei parla relativamente alle materie di insegnamento e quando le viene data la parola. Per me, cioè, tipo, sarà la sorella più piccola di Maria Rosa Petolicchio e quello originale che non si batte. Controlliamo un po'. Però devo dire che pure la sorella, questa qua, è un bel attrezzo, eh. Che? La cravatta. E beh, che è una cravatta? Ma si metta composto, si metta in ordine. Sto compostissimo, sto immobile. Bisogna essere... No, bisogna avere rispetto. Bisogna avere... Le abbassa queste braccia, ma si metta composto, abbia contegno. Parti dalla scheggia, gli è partito. Questa sta già avvelenata. Cominciamo proprio male. I trasporti sono pertanto un'attività in cui stia sveglio. Ci provo, ma... Signor Severoni, è importantissimo. In cui le merci sono portate da un luogo ad un altro. Abbiamo appena finito di realizzare il primo tratto dell'autostrada Autosole. Signorina Angius, secondo lei perché si chiama Autosole, autostrada del sole? Perché sono fatte apposta per il sole. Cioè, per poter prendere sole. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Ma le pare, signorina? Prof, scusi se non riuscirò a rimanere sveglio, ma veramente io sto... non lo so, sto morendo. È stanco. Ci provo con tutte le mie forze, ma veramente non so se ci riesco. Signor Severoni, l'alternativa è quella di tornare nelle camere a dormire. Sì. Scelta! Ecco, bravissimo. Il prof Belli è lento. Mi mette proprio sonno, cioè è proprio soporifera come lezione. Cominciare a conoscervi e quindi oggi cominceremo con le interrogazioni. Io ora interrogherei Bosatelli. Prego, signor Bosatelli. Venga. Per le interrogazioni sono tranquillo perché comunque ho studiato le cose, quindi vado tranquillo.